direttore, forse si augurava anche lei che qui ci potesse essere una conferenza stampa per annunciare una conferma, così non è, le vogliamo chiedere intanto un commento su questo addio di Massimo Pavanel. L'ha chiamato arrivederci, quindi non è un addio. Io l'ho detto all'inizio di quelle che sono state le mie pochissime parole, perché era giusto dare spazio a mister Pavanel. Io mi auguravo ovviamente di fare questa conferenza stampa con lui allenatore. Noi abbiamo fatto di tutto perché lui potesse valutare il progetto che abbiamo in mente di fare. Le ragioni di questa sua scelta ve l'ha anche dettagliate, anche in maniera molto onesta. Questa è stata un'altra dimostrazione dell'onestà di quest'uomo. Quindi io apprezzo ulteriormente il fatto che lui ci abbia detto che probabilmente non avrebbe potuto fare altrettanto bene come ha fatto, soprattutto nella fase finale del campionato. Diciamo che adesso l'Arezzo deve continuare, il calcio deve continuare, noi abbiamo intenzione di fare le cose fatte molto seriamente, con una società normale, come ha detto il Presidente La Cava, e quindi ovviamente fare le cose con impegno, con totale disponibilità alla causa dell'Arezzo. Non ci manca l'esperienza, le idee, e adesso cercheremo. È ovvio e normale che voi aspettate subito che chi sarà che sostituirà quest'uomo. Deve essere una scelta ponderata, studiata, valutata, e chiaramente poi sarà oggetto anche di riflessione con la società. Io ho già delle idee, le sottoporrò a chi ovviamente anche mette i soldi, perché non ci si deve dimenticare che il calcio va avanti perché ci sono dei dirigenti che si impegnano economicamente. Immagino che chiaramente se le chiedo i nomi non me li farà, però le chiedo almeno un identikit generale di chi potrebbe essere il prossimo allenatore, che qualità vuole? Allora, neanche sotto tortura te lo direi. Allora, il fatto è questo, che ho delle idee che intendo presentarle alla società e condividerle con la società. Chiaramente cercando di tenere in considerazione quello che è Arezzo, che io ho la fortuna di conoscere bene, l'entusiasmo della gente, quello che si aspetta da noi, e quindi diciamo sicuramente il Presidente ha detto un nuovo Cosmi, ha detto lui, no? Dobbiamo aspettare un emergente in questo quindi, senso. Perché no? Potrebbe anche essere, però ripeto, è una decisione che va avallata. Potrebbe essere l'emergente, potrebbe essere una persona anche di nome che cerca un rilancio. Noi abbiamo però una politica e abbiamo dei programmi, quindi chiunque verrà dovrà sposare i nostri programmi e le nostre idee. Quindi se le cose collimeranno, presto saprete anche il nome del nuovo tecnico. Prima chiaramente il tecnico e poi anche i giocatori, visto che abbiamo fatto un po' i conti in questi giorni, ce ne sono 7 sotto contratto. Sì, ho visto già che cominciate giustamente a fare formazioni, rinnovi, giustamente, questo è il calcio. Però io vi devo dire anche una cosa, che con il mister Pavanel avevamo fatto 3 ore di colloquio in un bel pranzo, prima della festa, eravamo sabato, l'ho portato in un ristorante, vi faccio una confidenza e vi do una notizia, in un ristorante dove per la prima volta ho incontrato Antonio Conte e per la prima volta ho incontrato Maurizio Sarri. Allora gli ho detto, mister, che non ti porti fortuna questo? Chiaramente io glielo auguro di cuore. Quindi abbiamo affrontato tutte le problematiche, abbiamo parlato della squadra, abbiamo parlato di tante cose, quindi la società si era messa completamente a disposizione, perché quando parliamo di progetto si parla di più di un anno, ve lo ha confermato lui, che anzi ha ringraziato la società e questo ci fa piacere. È stata anche per noi una decisione del mister rispettabilissima, ma che comunque non ci fa partire come avremmo voluto, però vedremo di darci da fare per partire ugualmente bene.